diamo un'occhiata anche alle nuove armi che ci può proporre il negozio, perché abbiamo trovato dei progetti bellici. Quindi la Nobukuni è nuova di zecca. Tra l'altro, la sua abilità Gagliardezza incrementa i danni quando i punti vita di chi ne fa uso sono al massimo, che è altro oggetto che. Però 30% è tanto. 30% è davvero tanto. Potrebbe essere interessante questo, tenendo conto del fatto che io rigenero i punti vita con l'uso dell'arco. Chissà. Comunque la prendo per completezza. Anche l'arco fermo è nuovo, può immobilizzare il nemico per un secondo con un attacco. Vabbè, comunque non può essere voluto, vedo. E lo prendo anche questo per poterne avere almeno un tipo. Poi, vabbè, tutti questi oggetti io li upgraderò al massimo, potendo. Abbiamo anche lo scudo antistasi che ci impedisce di essere immobilizzati a nostra volta dal nemico. Quindi, con questo noi abbiamo preso tutte le armi nuove presenti, nel negozio, acquisite grazie ai progetti bellici trovati qua e là, in giro per la mappa. Possiamo andare a vedere da Sid, i nuovi arrivi. Allora, liquido proibito. Aumenta di 4 la magia di 4 punti il sacro. E in più mi dà anche un'abilità che si chiama vicinanza pericolosa. Incrementa i danni più 10% al massimo 100% inflitti a ciascun nemico vicino. Ma non mi sembra nulla di clamoroso, però poi darò anche un'occhiata online alle cose più consigliate. Invece la moneta maledetta, più 2 al sacro, più 2 alla forza. E l'abilità Ragione Critica incrementa il tasso critico del 10%. Ok, per ora nulla che faccia gridare al miracolo. Diamo un'occhiata a quello che abbiamo sbloccato grazie al successo ottenuto nella nostra particolare caccia urgente. Abbiamo quindi liberato questo nodo che costa 6.000. Noi 6.000 li abbiamo, ma vedete, il prossimo passo è il dono dell'inestinguibile. Quindi io prenderò questo e non so se aspettarmi una missione adeguata oppure a ricevere immediatamente il dono. Vediamo. No, lo otteniamo istantaneamente. Una nuova voce sbloccata, dono dell'inestinguibile. Perfetto. Tra l'altro ci ha fatto tornare direttamente sulla mappa, ma non abbiamo kilowatt, quindi esco. Voglio vedere che cosa mi dà questo inestinguibile. Allora, equipaggiamento, doni sovrani. Mi dà più 10% di difesa, più 40% di punti vita e più 20% di mana, quindi solo dati positivi. Non vedo il motivo di non prenderlo. Quindi il dono dell'inestinguibile è il mio nuovo miglior amico perché mi dà dei solo bonus. Solo bonus. Quindi contentissimo. Io spero di aver capito bene perché mi stupisco davvero. Allora facciamo finta di levarlo. Se io lo levo, se prendo la sciamana per esempio, i punti mana. Ok, no, però qua raddoppio i punti mana. Invece lui me li porta al 20% in più rispetto al normale. Quindi, allora, se io levo il dono, io ho 77 punti mana. Se prendo l'inestinguibile vado a 92. Sì, assolutamente, si sale. Si sale su tutto. Quindi in pratica la sciamana è talmente potente nei suoi aspetti da dover costringere gli sviluppatori a inserire un malus per poter andare a pari con la potenza delle altre divinità. Ho capito il concetto. Benissimo. Ah, tra l'altro noto che c'è anche un nuovo punto interessante nelle novità. Un personaggio. Cindy? E quando mai l'ho incontrata? Perché me la fa vedere? Forse non me ne sono accorto perché stavo parlando e l'ho incontrata durante un bivacco. E nel caso, mi scuso se non ne ho parlato, ma non me ne sono accorto. Celebre meccanico di Hammerhead che si distingue per la grande professionalità e all'opposto del nonno per il carattere affabile
Beh, in realtà si distingue per tanti altri fattori. Oltretutto, è un personaggio che, come ho detto nella mia serie su Final Fantasy XV, ha precorso i tempi. Infatti, mesi prima dell'uscita di Final Fantasy XV, è stata rivelata come personaggio presente nel gioco e si era pensato per alcuni mesi, addirittura forse per. Non per così tanti mesi, ma per un bel po', si è creduto che fosse il nuovo Sid. Questo aveva scatenato un minimo di polemica, perché Sid è sempre stato un maschio, è sempre stato un personaggio presente nella saga, era un po' come mettere uno Shiva maschio, cosa che peraltro in World of Final Fantasy c'è, ma non è stato criticato. Cindy è un personaggio stupendo a livello estetico, quindi una ragazza bellissima, ed è stata portata come cosplay da alcune altrettanto belle ragazze, molto prima di sapere che tipo di personaggio fosse. In pratica, siccome era comparsa in questo trailer, però diceva due parole, forse tre, le cosplayer però avevano subito intuito le potenzialità, di successo che poteva avere un cosplay di questo genere e l'avevano già portata quasi forse un anno prima addirittura dell'uscita del gioco, quindi ancora prima di sapere qualunque cosa su questo personaggio che magari si poteva rivelare poi in realtà un personaggio disdicevole. No, non è avvenuto. È un personaggio amato, un personaggio che oltretutto è stato al centro di alcuni ridicoli meme in cui Noctis sembrava essere più attratto dalla bellezza di Cindy piuttosto che da Luna Freya. Infatti, più di una volta è stato fotografato da Prompto mentre guardava le grazie di questa meccanica. Comunque, in questo gioco lei soprattutto è famosa per la sua serietà e professionalità. Infatti, è sempre molto sul pezzo, è sempre molto attenta a quello che sta facendo. Oltretutto adora la regalia e non vede l'ora di lavorarci sopra, quindi tutte le varie riparazioni, gli upgrade della macchina di Noctis sono passate attraverso le mani di Cindy. Qui ci dice che si è trasferita all'Estalium quando ha iniziato a essere troppo pericoloso rimanere ad Amered e sta aiutando la comunità con la sua incredibile esperienza con i motori e si impegna nelle consegne dei rifornimenti. È un compito pericoloso perché lei non è armata, è tutt'altro che una combattente. È molto amica di Holly e qui lo ripete, questa amicizia tra le due ragazze è poi, come vi dicevo, annoverata anche durante il Festival degli Assassini, dove Cindy proprio sembra essere pronta a tutto per salvare la sua amica. Bene, a questo punto abbiamo letto tutto quello che potevamo guardare e ci ributtiamo nelle missioni. Avevamo visto che ce n'era una di livello 16, no, c'era anche una di livello 15. Noi andiamo in ordine. E facciamo questa. Questa oltretutto, beh, non ci dà molto. Purtroppo dovremo farmare un pochino per riuscire a raggiungere, i quantitativi necessari per poter, sbloccare nuove zone. Quindi diciamo che questo è il momento in cui si comincia a fare missioni troppo alte e forse sarebbe il caso ripetere più volte quelle di livello un po' più basso per potersi alzare. Comunque, io confido nella potenza dei miei compagni trovati online e me la provo. Faccio questa missione che si chiama Armi per la Meldacio e l'associazione Meldacio continua a difendere strenuamente anche la zona in cui ha sede. Quindi sta proteggendo tutta la parte settentrionale di Lestalium. Le armi cominciano a scarseggiare, bisogna portargliele, quindi dobbiamo scortare probabilmente il solito furgone attraverso le zone selvagge in maniera che possa arrivare a dare le armi all'associazione Meldacio. Sono stato sfortunato perché ho trovato un personaggio di livello più basso del mio e due bot. In pratica penso che il gioco, ed è normale che sia così, perché non ha un sistema di raccolta di personaggi in giro per le missioni. Lui sta cercando giustamente soltanto i personaggi che vogliono fare quella specifica missione. Quindi, prima sono stato fortunato a trovare, penso che di aver trovato quattro personaggi giocatori veri. E stavolta invece ho trovato due PNG, quindi vuol dire che in questo momento, contemporaneamente alla mia ricerca, soltanto Sayu ne stava cercando per la medesima missione. Quindi
Siccome non c'è un sistema di matchmaking aperto su tutte le missioni, cioè non c'è la possibilità di farne una a roulette, una qualsiasi, questo concetto secondo me lo dovranno inserire per forza, perché se non fanno così, presto le prime missioni non le farà più nessuno. Hanno fatto bene a inserire immediatamente i bot semplici e rapidi da trovare, ma d'altro canto. Purtroppo alcune missioni, magari un po' più difficili, però a metà della trama, saranno sempre più difficili da affrontare perché appunto i giocatori non la staranno più cercando. Quindi, se non metteranno la possibilità, magari donandoci anche dell'esperienza extra o dei gil extra e farci fare, non so, una missione casuale tra quelle che noi abbiamo già svolto, per esempio, quello che in Final Fantasy XIV può essere una roulette. Il concetto di roulette aiuta chiunque a trovare più giocatori, perché chiaramente se la povera Sayu cercava per questa specifica missione e 10 giocatori cercavano la roulette, 3 di quei 10 venivano ad aiutare Sayu. Questo deve essere tenuto in considerazione, a mio avviso, da Tabata e Company, perché non si può ignorare questo rischio di avere delle missioni non più coperte da giocatori. E i bot non sono più a un certo momento in grado di poter sopperire alle richieste, perché da quello che ho sentito ci sono alcuni nemici che agiscono in maniera che vanno contrastati più strategicamente. Quindi una difesa fatta male di un posto, un giocatore da solo contro i bot non ce la può fare. Semplicemente non ce la può fare. Allora, io sto colpendo i miei nemici, però ho notato che non ho più la mia magia. In questo momento la magia che ho a disposizione è una magia di sostegno, quindi un buff che dà un bonus ai miei compagni. Questo mi piace fino a un certo punto. Penso che sia una conseguenza della scelta del dono dell'antico monarca di Lucis. Quindi questo potrebbe essere il malus, cioè il fatto di poter lanciare palle di fuoco a me non dispiaceva per niente. Quindi dovrò andare poi a ricontrollare. Anche se i bonus che mi dava l'inestinguibile non possono essere sottovalutati, assolutamente. Comunque qua c'è un. Vedete che c'è un furgone abbattuto. Io prendo, tra l'altro, ci sono degli oggettini. Vediamo continuamente attaccati dalle evocatrici. Ecco, sono riuscito a triggerare una parata. Purtroppo sono andato in crisi perché sono rimasto chiuso tra il furgone e il nemico, quindi non ho potuto dare il meglio di me in questo frangente. Però mi allontano e comincio a bersagliare con la mia fedelissima balestra. Mi manca però la possibilità di tirare magie, quindi dovrò trovare una soluzione. Il nemico sta esalando i suoi ultimi respiri e sotto i colpi del gruppo, facilitati dal rallentamento generale, comunque da quello status azzurro che sono riuscito a causare facilmente grazie al fatto che gli attacchi di questo nemico fossero molto lenti, quindi ho potuto avere tutto il tempo per prepararmi al suo attacco. Quindi, nemico semplice a dire il vero. Ecco altri nemici. Questa volta sono tanti. Speriamo di riuscire a gestire la situazione. Il furgone ha già preso un sacco di danni. Eccoci arrivati all'ultimo gruppo di nemici. Io in realtà ho dovuto rivedere questa missione più volte. Non sono riuscito a farla la prima volta, infatti vedete che il furgone è ancora a metà della sua vita, proprio perché ho dovuto ricaricare e rialzarmi di livello e soprattutto rinunciare a tentare di farlo con i bot, perché i bot non hanno la capacità di intuire il concetto della difesa di un punto. Quindi non c'è chance di poter chiudere questo contenuto a un livello così basso senza dei giocatori. In realtà il nostro livello è più che adeguato, ma non è un po' complesso come sistema, ecco.
Questo è il problema. Tra l'altro io adesso sono stordito, quindi sto andando a caso. Però vedo che i miei compagni sono riusciti ad avere la meglio abbastanza bene, perché il furgone, guardate, è sopra il 50%. Quindi ottimo risultato, ottimo risultato. È stato anche abbastanza rapido. E i miei compagni mi pare che fossero tutti di livello inferiore a me in realtà. Però ben organizzati, sapendo già cosa devono fare, tutto un altro paio di maniche. Uno tra l'altro dei nostri era anche un PNG, quindi il gruppo di giocatori real era di 3. Quindi un bel risultato. Guardate la quantità di danni che ha fatto per esempio il giocatore di livello 12, che aveva anche il dono della sciamana, che era un malus per quello che riguardava il combattimento fisico. Ecco, qui potete vedere che il mio livello è lievitato al 16, a un passo dal 17, e abbiamo ottenuto un sacco di oggettini che adesso andiamo a controllare: piumetta vaporosa, piuma di cocatrice, piuma di basilisco, becco giovane, cresta, insomma, tutti oggetti tipici di questi nemici, quindi sono molto curioso di vedere se questa missione è farmabile con senso, vedere se gli oggetti che droppa possono essere molto utili alle mie armi. Allora, io mi sono dato una sorta di regola personale per quello che riguarda le armi iniziali, diciamo quelle che si trovano all'inizio, nelle prime fasi di gioco. Ho deciso di non impazzire nel cercare di portarle a livello massimo, cioè ho intenzione di portarle tutte a livello massimo e evolvere tutte le armi, però diciamo che le prime che si incontrano non sono certo quelle che mi porterò nella parte finale del gioco, quindi mi disinteresso un pochino di quello che può essere l'ottimizzazione. Ciononostante, non voglio neanche proprio sprecare le mie risorse, quindi sto cercando di capire quali sono le missioni che danno degli oggetti adeguati a un buon leveling, a una buona evoluzione delle armi, anche se magari non sono gli oggetti più preziosi o pregiati. In seguito mi concentrerò, andando avanti, quindi avendo un quadro completo di tutti gli oggetti che si possono droppare nel gioco, farò in maniera di capire quali sono gli oggetti più, i materiali più convenienti e usare solo quelli per le armi che intendo utilizzare, anche per crearmi delle build. Cioè, mi sono reso conto che col fatto che tutte e quattro le armi, anche quelle che non uso, contribuiscono a migliorare le mie statistiche. Io per esempio adesso spesso combatto con la balestra, però il mio 100% di resistenza al fuoco permane per il fatto che io ho la Onikiri nell'equipaggiamento. Questo fattore delle quattro armi può creare una customizzazione molto profonda, e quindi io potrei creare sullo stesso personaggio delle varie build a seconda della missione a cui vado incontro. Per esempio, andassi a incontrare una creatura a base ghiaccio, per esempio, potrei mettere quattro oggetti che complessivamente mi danno la potenza, la resistenza al ghiaccio del 100%, e magari un'arma che mi dà la possibilità di lanciare attacchi di fuoco. Faccio un esempio, questo è un esempio assolutamente casuale, non ho idea se queste cose poi si possono fare. Allora, diamo un'occhiata a Sid, che cosa ci propone. Allora, vediamo un attimo, questo è veramente buono, la cresta di cocatrice, ne ho droppate 4, mi aumenta di 6 la difesa, quindi tutti gli oggetti che hanno richiesta di difesa, con questo oggetto si può rapidamente raggiungere quel cap. Inoltre mi dà discriminante pesante 2, incrementa i danni del 30% contro i nemici di grossa taglia. Perfetto, questo è da tenere in considerazione per tutti gli equipaggiamenti che hanno bisogno di difesa. La stessa cosa non si può dire della piumetta, che per quanto alzi di pochissimo i punti esperienza, quindi se ne possono usare tante, mi aumenta solo di uno lo spirito. Idem la zanna bestiale, mi sembra identica proprio, identica, solo che la zanna bestiale aumenta di 10 punti in più, e quindi di fatto è più sconveniente se andiamo a vedere, perché posso usarne di meno prima di arrivare al level cap dell'arma. Cuoio resistente, in realtà io l'ho ottenuta da farmando una missione precedente. La missione è quella di difesa, quella con i bullet. Questo cuoio lo droppo nei bullet.
Oltretutto non così facilmente, perché io l'ho fatta diverse volte, l'ho ottenuti soltanto due, e mi dà più 4 in difesa. Il cuoio spesso l'avevamo già visto. Il cuoio spesso mi aumenta di 3 lo spirito. Ecco, la pinza di crostaceo, altro oggetto che io ho ottenuto farmando la missione del Carabos per vedere quali sono tutti gli oggetti, perché questa pinza non l'aveva droppata la prima volta che l'ho fatta, quindi ho dovuto rifarla qualche volta per avere anche questa informazione su questo oggetto. È un oggetto molto buono per quello che riguarda forza e spirito, quindi nel caso in cui avessimo un'arma che richiede queste due caratteristiche sarebbe fantastica. La piuma di Cocatrice aumenta di 3 la magia e mi dà anche una protezione occasionale dalla perdita di potenza magica. Questo però è molto situazionale, quindi non lo vedo un'ottima abilità. La piumetta vaporosa più 1 in protezione dal ghiaccio, quindi poca cosa. Il becco giovane mi dà più 3 in spirito, però incrementa i danni quando il nemico è indebolito del 30%. Comunque, la piuma di basilisco ottenuta in quantità industriali mi aumenta difesa, magia e protezione dal fuoco. Questo può essere interessante per alzare alcuni equipaggiamenti di basso livello, perché appunto alza 3 caratteristiche, quindi è molto facile riuscirla a utilizzare. E per di più, come vedete, è stata droppata in grosse quantità. Quindi ne terrò assolutamente conto. Poi vi farò vedere eventualmente tutte le mie evoluzioni. Per dire, questo scudo glaciale, per esempio, o lo scudo ardente, che hanno le stesse caratteristiche, possono essere pompate su fuoco, per esempio, per arrivare al 100%, ma non evolvono. Quindi possono essere portate con noi giusto perché in questo o quell'altro combattimento possono essere utili, altrimenti non servono a nulla. Se noi abbiamo già, per esempio, come nel mio caso, la Onikiri col 100% di fuoco, questo oggetto è assolutamente inutile. Invece lo scudo antiveleno, anche questo inutile se non ci sono i nemici che appunto danneggiano veleno, però in quel caso potrebbe essere interessante. Chiaramente davanti a un veleno così potente da buttare via uno dei miei 4 slot di armi per dover sopperire a quel problema. Lo scudo antistasi, stessa situazione. Lo scudo eroico mi potenzia l'energia, potenzia la magia di recupero. Questo scudo è importante per un curatore, quindi può essere pompato tutto per esempio su spirito. E su sacro, volendo, trovassimo i materiali adeguati, per darmi un bonus di quegli elementi che mi pare che tendenzialmente siano quelli utilizzati, dai curatori. Quindi, diciamo che questi scudi, questa arma, questa categoria di armi è più che altro, di supporto. Quindi, io le evolverò, ma senza quell'impegno che invece mi dovrebbe spingere a evolvere, per esempio, le katane. O per esempio i pugnali, ecco, che mi sembrano le armi più efficaci in questa espansione multiplayer.